l'intervento di Tahsina Jahan di seconda generazione. Buongiorno a tutti, io sono Tahsina, faccio il terzo anno delle superiori qui ad Ancona. La cosa ringrazio molto questa mattina la CGIL di averci offerto questa opportunità di dire due parole a voi, alla nostra preparazione. Io come studente, scusate, sono un po' emozionata, quindi io come studente, no? Ho visto, sono nata qui, cioè sono quasi nata qui, quindi penso di, ancora non ho la cittadinanza, però vorrei godermi sempre degli stessi diritti che i miei amici italiani se li godono. Per esempio, quando, cioè, sento sempre i miei coetanei, i miei amici stranieri che si lamentano perché quando vanno in gita con la scuola all'estero loro non ci possono andare, nel senso ci possono andare però dovrebbero correre sempre dietro a un certificato, a un visto, mentre i suoi amici possono andare liberamente in gita. Questo secondo me è un'ingiustizia per noi, perché siccome studiamo qui, stiamo crescendo qui, dovremmo goderci sempre degli stessi diritti come gli italiani, è giusto? L'altra cosa, io faccio il terzo anno delle superiori, tra due anni dovrei fare l'università. Ora dovrei studiare qualcosa, ovviamente il mio obiettivo è di fare l'università e avere un buon lavoro, però per avere un lavoro vorrei fare un lavoro che mi piace. Se per esempio io studiassi qualcosa e però per fare un lavoro ho bisogno della mia cittadinanza, chi mi garantisce che tra 10 anni avrò la cittadinanza o no? Questo è tutto quello che volevo dire. E un'altra cosa, un'altra opinione che volevo condividere con voi è che la nostra Costituzione, cioè la Costituzione italiana, dice che il diritto di voto è obbligatorio agli italiani, ma non agli stranieri. Agli stranieri questo non è permesso. Una cosa, se i nostri genitori, tipo i nostri padri, lavorano in Italia, lavorano sempre come gli italiani, no? Ovviamente, di più perché sono lavori difficili e poi vivono qui da molto tempo e allo stesso momento pagano le tasse loro. Perché non hanno loro il diritto di esprimere la propria opinione per quanto riguarda la politica, l'amministrazione? È giusto che uno straniero non abbia il diritto di voto. Forse la cittadinanza è una cosa più lontana, però al massimo il diritto di voto, il diritto di esprimere la propria opinione è importantissimo per me. Questo è tutto quello che volevo dire, infatti volevo far corto. Grazie mille per avermi dato l'attenzione.